Rassola. Here we go. E rieccoci qua. Buongiorno a tutti, ciotolini. Oh mio Dio, mi sento così un pirla. Oggi ho deciso di portarvi su. Comunque, ho deciso di portarvi sul canale The Sims. Visto che molti di voi me l'avete chiesto più e più volte nei vari social, cominciamo col creare me stesso, logicamente diversamente magro, perché sei grasso, stay happy. Noi vogliamo i personaggi happy, no? Apriamo il mio The Sims che viene usato da più persone. Gioca. Diamo le fantastiche cuffie. Vabbè, logicamente cuffie personalizzate dell'amico Andre, ovvero bloccate con un fantastico elastico della Sabri Gamer. E here we go. Eccoci qui. Io avevo iniziato a ricreare la mia casa con un personaggio così as creato al momento. Carichiamo questo. Il nostro ristorante, già capito bene, a parte con i ristoranti, sa come prendermi il gioco. Eccolo qua. Nome, anzi, Andre. Amico e cognome, si sa. Sesso, tradura. Maschile. Preferenza di abbigliamento maschile. Slim potrà entrare in gravidanza. Ma, ho capito che ci avrò la pancia, ma entrare in gravidanza mi sembra un po' eccessivo. Sì, potrà usare i gabinetti in piedi. Essendo pigro, magari si potrebbe anche usare seduto. Sono un bebè, un bambino, un adolescente, un giovane adulto. adulto, un anziano. Fisicamente sono un giovane adulto, però io sono un vecchio di merda. Oh, Gennaia. Perfetto. Cosa ci offre qua? Sobria, franzolla. Un po' particolare. Ah. Questo c'ha il palo nel culo. Questa, oh, vedi, questo è da 4. Vedi che spalle fa. E stigide, stigide. Questo è un po' meno 4. Oh, questo è spacco tutto. Ah, camminata gofa da rimbambito. Perfetta. Proprio svogliata più non posso. No, troppo energico per me questo. Ok. Aspetta, facciamo la pigra, va. Seleziona un'aspirazione. Squallida. Amore, no? Atletica. Una volta, ma. Cibo. Ah, è cibo. Devianza. Popolarità e ricchezza sono proprio io, devo dire. Il re della cucina di suo vuole padroneggiare le arti culinarie. No, io voglio mangiare. Che me frega di cucinare? Mago del computer. GG. Con il mio nuovo Ryzen. Allora, abbiamo un bel allegro, attivo, buffo, creativo, genio. Non flirtante, pessimista, romantico, sicuro e testa calda. Se dobbiamo essere precisi. Voi non mi conoscete ancora, logicamente, quindi non sapete minimamente di me. Mi metto un po' veritieri. Oh, Attivo. Una volta. Buon gustaio. Dopo la biblioteca no, perché non so neanche come sono fatti i libri. Ah, figo. Siamo allegro. Più smanettone, va là. Amicone, buono, estroverso, evasivo, geloso, malvagio, bla 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 bla. Super realistico questo personaggio. E ora iniziamo un po'. Pelato, no, però. Cominciamo dalla prima cosa, va? Troviamo costume da bagno. Boh! Un po' di palestrina, no troppa. E un po' di ciccia! Wow! Ciccia ormai! Grasso, è bello! Che cazzo fa con sto cappello poi? Guarda che faccia da pirla col cappello, no? Leva sto cappello. Via! Ah, pelato, non si può vedere. Questo qua è giusto. Ah, che bellino così. Tette. Ma. Perfetto proprio. Tatuaggi, tatuaggi, tatuaggi. Come si chiamavano i tatuaggi? Eccoli qua, easy. Bastardi, il mio tatuaggio. Più o meno. Ma nell'altro braccio? No! Era questo. Bastardi. Capelli. Come sono? Un castano chiaro, direi, dai. Sono questi, più o meno. Cosa dire sul ciuffettino? Un po' pienotto. Crasso. Occhi. Perfetto.
Oh, che bellino, bello paccioccone. Perfettissimo. Cominciamo a vestire sto ominide. Allora, andiamo, pardon. Siamo sembrati. Ma dove si è fottuto i capelli? I miei capelli, non l'ho neanche notato. Ah, figa, se vado in piscina c'ho i capelli. Se no, no. Beh, è normale, è la cuffia della piscina. Oh, me li tiene per gli altri, spero, vero? Siamo già perfettissimi così. Eccole, vedi che mi ricordavo bene. Però questo maschile, ho rotto le palle. Voglio mettermi questa, mi metto questa, ok? Ma noi a cazzo cene. Mettiamo cose a caso, sì! Formali. Qua andiamo sul classico. Ecco il girettino, tac, è fatta. Ecco qua, tavolo ribaltabile, tac. Sedia rotante, tac. Posto per commensali che non ci sono, tac. Tovaglia metro, tac, tac. Tac, tac. Piatto Fabriano. Tovagliolo extra strong, bicchiere di plastica, tac, vino cartonato, tac, spaghetti pronto uso, contorno sul gelato, tac, tonno e grissini per tagliarlo, tac, tac. Camicetta rosa e si conquista in giro. Portami da bere, uno scrivirà. Scarpettine, mettiamo queste, tac, e via, guarda come sono formale. Perché non mi ricordo mai. Porti, che bell'uomo. Io vado di canotta, gialla, perché è quella dei Lakers che uso, che non è così. Perfetto. Mio Dio, se mai farò Pietro lo farò tutto gay, completamente tutto gay. Cos'è sto coso? Che cazzo è sto coso? A posto. Verde speranza, dai. Di notte, siccome ho quei leggeri chili che mi proteggono, divento un panda! No, pensavo fosse il panda. Oh. Sì, ci sta. Sono io. Io di notte metto questo pigiama. È inutile girarci intorno. Metto questo. Sì. Da festa. Da festa andavo così una volta. Solo che adesso no, basta. È passato di moda. Che roba brutta. Col tacco magari eviterei. Rossi, bianchi. Per forza, è da festa, cazzo. Perfetto, poi cosa ci mettiamo? Ci abbiamo un blusé, un jacket, magliette, maglion, canotto, un bottone. Tipica festaiolo. Aperto, con le tette. Al bomber. Vegan hipster. Perché? No, aspetta, però da festa logicamente ci mancano gli occhiali. Se no, come fai a festeggiare senza occhiali? Puntatura bianca, ciak, che richiama il gilettino, e via. Ma se c'ho gli occhiali. Da festa! Yeah! Tanto si sa, a festa si va con le labbra blu. Glassate, oh mio Dio. Con lip gloss. Perfetto. Tipico da festa. Che schifo. Prossimo costumino e delle ciabatte, perché sennò sapete che Sabri non sa usare l'infradito, è una ritardata. Eccolo. Ah, a posto. Quelle più sottili che si spaccano più facilmente, è da 5 euro. La mettiamo blu. L'ultimo costumino e direi che siamo pronti. Ehi là. Possiamo fare un ciuoca. Poi una posa un po' più sexy. Io schiaccio. Non esce la posa a terrazzo. Ehi. Hey. No, voglio una un po' più. Ehi. Hey. Vediamo questa, dai. Facciamo un bel gioco. Vai come sfratta, via. Via. E mettiamo una mano vigliata, non c'ho soldi, se no. A posto. Allora, qua facciamo un bel salva. Facciamo un esci dal gioco, salva ed esci. Direi che per oggi ci fermiamo qui. Super personaggio, super figo l'abbiamo creato. Aspetto qui sotto nei commenti che mi diciate voi chi volete che creo. Mi aspetto di trovare qui sotto ricchi commenti.
Anche critiche, perché no? Anche quelle servono. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!